Benvenuti al Forum PA 2022, siamo con il professor Pierpaolo Limone, rettore dell'Università di Foggia, membro della giunta della CRUI, delegato per l'orientamento e per l'insegnamento degli insegnanti. Allora, quali opportunità si aprono per l'orientamento universitario nel PNRR? Beh, una stagione importante, abbiamo molte risorse, circa 250 milioni di euro che verranno distribuiti dal Ministero dell'Università e della Ricerca per realizzare iniziative di formazione rivolte agli studenti delle scuole superiori che dovranno scegliere il percorso di studio universitario, ma anche agli esperti di orientamento delle scuole e anche ai docenti universitari che svolgono azioni di orientamento. L'idea è di migliorare le qualità dei servizi che noi oggi forniamo in termini di orientamento con un intervento di sistema su tutto il territorio nazionale che coinvolgerà le università e anche il comparto dell'AFAM. Quali sono le novità normative per la formazione degli insegnanti e quali le prospettive per i Teaching e Learning Center? Anche in questo senso ci sono molte novità che derivano dal PNRR e dall'iniziativa del governo. C'è un decreto legislativo che ripensa la formazione iniziale degli insegnanti e anche la formazione continua. Si introducono questi due elementi che sono appunto i centri di Ateneo per la formazione degli insegnanti e i Teaching Learning Center che andranno a costruire una stratificazione di competenze all'interno degli Atenei sul tema della formazione degli insegnanti. Quello che succede adesso in Italia è che noi abbiamo delle eccellenze nelle scuole e anche negli Atenei in termini di formazione degli insegnanti, ma queste eccellenze sono disperse, sono puntiforme. Queste iniziative cercano di mettere in ordine le risorse che abbiamo nel Paese. Ci sono delle risorse ad hoc per nuovi docenti, per nuova formazione, quindi speriamo che si possa veramente creare una discontinuità con alcune esperienze precedenti, come quella per esempio dei percorsi del 24 CFU, che non davano ragione delle esigenze di professionalizzazione degli insegnanti. Invece con queste riforme in campo probabilmente riusciremo ad avere una figura di insegnante veramente di livello europeo. Allora, dal Forum PA ringraziamo il professor Limone e arrivederci a tutti.